Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic e a questo nuovo Prodigame. Come potete intuire dalle prime immagini, oggi parliamo di Hearthstone, ultima trovata videoludica della Blizzard, ancora in via di sviluppo, attualmente in open beta, sviluppato da un piccolo team e volto a intrattenere in maniera immediata e semplice tutti i videogiocatori. Parliamo infatti di un gioco di carte collezionabili, improntato sulla storia di World of Warcraft, probabilmente il titolo più rinomato della casa Blizzard. In breve, il gioco consiste in una battaglia uno contro uno, durante la quale, grazie all'aiuto delle nostre carte, dovremmo riuscire a sconfiggere il nostro avversario, portando i suoi punti vita da 30 iniziali a 0. Per fare ciò, il nostro mazzo sarà ben fornito di creature e magie di ogni sorta, dal più piccolo gnolo a inizio partita fino ad arrivare al più tremendo drago sputafiamme. L'interfaccia di gioco, invece, come anche il gioco stesso, risulta fluida, intuitiva e veramente semplice all'uso. Inoltre, la grafica e tutte le animazioni di gioco, dentro e fuori dal duello, risultano accattivanti e molto piacevoli. Ma diamo uno sguardo veloce alle modalità di gioco, partendo dalla modalità allenamento. In questa particolare modalità ci troveremo a sfidare il PC in partite vere e proprie, dove addestrare ed espandere i nostri mazzi base, oltre che a sbloccare tutte le classi del gioco per poterle poi riutilizzare. Nella modalità gioco, cioè quella classica, ci troveremo faccia a faccia con un avversario alla nostra portata, ovviamente scelto casualmente tra i giocatori online. Ed infine l'ultima modalità, l'arena, dovremo assemblare velocemente un mazzo di carte casuali che ci verranno proposte, scegliendone una per volta, ed intraprendere una serie di tre sfide casuali, al termine delle quali ci saranno in serbo per noi grandi ricompense. Infine, in un gioco di carte collezionabili, come può mancare la collezione di carte, l'acquisto, l'apertura dei pacchetti e l'organizzazione e personalizzazione dei propri mazzi? Infatti nel gioco è possibile comprare, sia coi soldi reali che coi coin del gioco, le buste contenenti le nuove carte. E ogni carta sarà dedicata a una classe specifica, o utilizzabile da tutti, e, andando avanti man mano, potremo creare e potenziare sempre di più tutti i nostri mazzi base. Detto questo, non resta che dire che il nostro Hearthstone è in open beta attualmente e rimarrà free to play anche dopo il rilascio. E come valutazione finale non possiamo che elogiare questa trovata Blizzard e consigliarla a tutti voi. Il gioco è davvero molto semplice e assolutamente divertente. Potrebbe a breve diventare il vostro passatempo preferito affiancato a titoli di tutt'altra natura. Se vi è piaciuto il video ragazzi, non dimenticatevi di commentare e iscrivetevi. Se vi va mettete anche un like sulla nostra pagina di Facebook e ci vediamo nei prossimi Prodigame.